Certamente bisogna migliorare in tutti e due gli aspetti, quello offensivo e quello difensivo. È stata una stagione fino adesso travagliata, ci siamo organizzati tardi, abbiamo ancora delle lacune da un punto di vista organico, soprattutto per quanto riguarda gli over. Ci sono dei ragazzi che stavano in ritardo di condizioni, altri infortunati, e quindi abbiamo fatto di necessità virtù. La dea bendata poi ci ha tolto anche il migliore difensore che avevamo, e quindi abbiamo fatto male, soprattutto sulle palle alte, perché abbiamo sofferto tutta la partita la loro fisicità, soprattutto in avanti. Però i ragazzi hanno dimostrato cuore, carattere, voglia, spirito di sacrificio. Non è facile la prima partita in un gruppo totalmente rinnovato, per 8 undicesimi rinnovato rispetto all'anno scorso. I ragazzini hanno fatto molto molto bene. Il secondo tempo abbiamo giocato con 6 under, tra cui un 2000, un 2000, 2001 e 2 tra 2000, 3 tra 2002 e 2003. Quindi i ragazzi sono stati encomiabili. Per chiudere, le chiedo prima come sta Capone e poi qual è l'obiettivo minimo delle Clanese quest'anno. Il nostro obiettivo minimo è anche quello massimo, cioè non dobbiamo salvarci. All'ultimo minuto del playout, oppure senza fare playout, ma il nostro obiettivo è salvarci. E questo è l'obiettivo nostro, dobbiamo raggiungerlo tramite le nostre caratteristiche. E niente, per quanto riguarda Capone, penso debba fare una risonanza lunedì e vediamo il da farsi.